Buongiorno e buon martedì 11 giugno. Oggi voglio iniziare con la canzone, ma vi risparmio, visto che sono molto molto stonato. La musica, vi ricordo solo le parole, senza fine. Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro, per sognare, per poter ricordare tutto quello che abbiamo vissuto. Senza fine è questa attesa di notizie certe dal Milan. Non abbiamo notizie, diventa anche difficile. Qualcuno mi ha rimproverato dopo un video che ho così trasmesso col mio collega Luca Momblano sulla Juventus. No, 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 no. Noi ci vogliamo svegliare solo con notizie sul Milan. Quali notizie sul Milan? Senza fine questa attesa per sognare, per poter ricordare quello che abbiamo vissuto. Senza fine attendiamo che finisca questa attesa di un qualcosa di certo. Tutto ormai sembra sicuro dopo che Fredrik Massara sembra il candidato come direttore sportivo, ma voi attendete notizie, io devo darvele, vorrei darvele, ma sono anch'io un po' frustrato perché anche dagli altri organi di stampa, dagli altri organi di comunicazione esce, come avete notato, pochissimo, qualche sensazione. Ho captato che Sensi potrebbe essere l'acquisto, anche se ci potrebbero essere intrusioni dalla parte della Juventus. Andersen può interessare come Mancini, ma sono tutte rischi per chi ipotizza qualche cosa di certo. Voi volete che parli di Milan, ma io vedo che l'Inter si muove e in questi giorni probabilmente ufficializzerà Barella, si muove per cercare di vendere Icardi, ha degli obiettivi, qualcosa si legge un pochino più di concreto. La Juventus è un po' come noi in questo momento, anche lei senza fine attende questa vicenda di Sarri, che è, come Giampaolo, l'allenatore della Juventus, dovrebbe essere, però finché non c'è l'ufficializzazione, Giampaolo, oggi, domani dovrebbe chiudere la questione con la Sampdoria. Io capisco il Milan vuole diciamo stilare un comunicato in cui ci siano tutti i componenti ufficiali di questi nuovi di nuova dirigenza, compreso Boban, che forse è ancora da avere la certezza che Boban sia il futuro dirigente del Milan. Senza fine, Gino Paoli, mi deve aiutare Gino Paoli, anche lui arriva da Genova come Giampaolo, ma è difficile. Voi volete essere così svegliati da qualche bella notizia o da qualche notizia. I giocatori del Milan vogliono tutti rimanere, questa è una notizia. Donnarumma non vuole andare, Calhanoglu non vuole andare, tutti vogliono rimanere al Milan. Piontek ha segnato pum 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 un gol anche ieri contro la Macedonia. Vogliono tutti rimanere qua, si parla ogni tanto di Suso, ma vogliono tutti rimanere qua. E adesso bisogna attendere le strategie. Fredrik Massara probabilmente si rivolgerà molto al mercato francese. Lui è di origine a madrelingua francese, Moncada è francese. Si parla di acquisti dalla Francia, quali non ho la più pallida idea. Abbiamo sognato Saint-Maximin, ma non se ne parla più di Saint-Maximin. Senza fine, questa attesa avrà una fine e potremo parlare in queste mattine di idee, di idee, di ipotesi meno azzardate, di qualcosa di più sicuro. Ogni tanto si prova a dire Giampaolo a Milano, poi si scopre che a Milano non si è mai presentato, e però intanto era una notizia che ha fatto vivere per qualche giorno, o meglio, per qualche ora, così la fibrillazione dei tifosi. Casa Milan è un vai avanti e indietro dei soliti dirigenti che stanno lavorando là in attesa di qualcosa che cominci, perché questa attesa è veramente, come dice Gino Paoli, senza fine, senza fine.
Vediamo, speriamo che finisca, speriamo di dire qualcosa, di non traccheggiare, di non inventare. Sono stanco, cerco di arrampicarmi come Sylvester Stallone nel film Cliffhanger, con le mani sul ghiaccio. Però si rischia di scivolare e voi non mi date certamente una rete per cadere. Devo dare delle notizie, ma qui notizie per adesso non ce ne sono, solo ipotesi, solo azzardi. Senza fine. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegato.